Amen, gloria a Dio. Allora, se Gloria a non c'è Gesù. nessun altro, vogliamo Alleluia. leggere un passo, gloria a Dio. Chi desidera può aprire la propria Bibbia in Matteo, capitolo 5. Leggeremo dal verso 17 fino al verso 30. Sì, fino al verso 30. E come sempre leggiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen. Vi invito a prestare attenzione ogni qualvolta leggerete il termine io. Gloria a Dio. Non pensate che io, vedi, sia venuto per annullare la legge o i profeti. Io non sono venuto per annullarli, anzi per adempierli. Perciò che io vi dico in verità che finché sia passato il cielo e la terra, non pure una iota o una punta della legge trapasserà che ogni cosa non sia fatta. Chi adunque avrà rotto uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnati gli uomini, sarà chiamato il minimo nel regno dei cieli, ma colui che li metterà ad effetto e li insegnerà, sarà chiamato grande nel regno dei cieli, perciò che io vi dico che se la vostra giustizia non abbonda più che quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete punto nel regno dei cieli. Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, e chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio, ma io vi dico che chiunque si adira contro il suo fratello senza cagione sarà sottoposto al giudizio, e chi gli avrà detto raca sarà sottoposto al concistore, e chi gli avrà detto pazzo sarà sottoposto alla genna del fuoco. Se dunque tu offri la tua offerta sopra l'altare e quivi ti ricordi che il tuo fratello ha qualche cosa contro a te, lascia quivi la tua offerta dinanzi all'altare e va a riconciliarti prima col tuo fratello, e allora vieni e offri la tua offerta. Fa presto amichevole accordo col tuo avversario mentre sei tra via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia in mano del giudice e il giudice ti dia in mano del sergente e sii cacciato in prigione. Io ti dico in verità che tu non uscirai di là finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino. Voi avete udito che fu detto agli antichi non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque riguarda una donna per appetirla, già ha commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora, se l'occhio tuo destro ti fa intoppare, cavalo e gettalo via da te, perciò che egli val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, che non che tutto il tuo corpo sia gettato nella genna. E se la tua mano destra ti fa intoppare, mozzala e gettala via da te, perciò che egli val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, che non che tutto il tuo corpo sia gettato nella genna. Amen. Beh, si riconcilia molto con la testimonianza di questa sera, tant'è che è stato parlato anche di cena del Signore, io ovviamente non sapevo niente, e qui nel verso 24 allude proprio, fa riferimento soprattutto alla cena del Signore, soprattutto, ma non solo alla cena del Signore, però ovviamente lì è molto significativo, gloria a Dio. Si parla di vita eterna, si parla di pene eterne e si parla di tante altre cose. Se voi avete fatto caso, nel verso 17 ci sono due termini, uno è legge e l'altro è profeti. Quindi Gesù entra in campo e dice ci sono, c'è la legge, perché viene prima la legge, e ci sono i profeti. E in mezzo a queste due colonne, perché sono due colonne, appare Gesù e dice io. E infatti, siccome la Bibbia è un solo discorso, ecco perché spesso io, magari quando uno mi fa una domanda, veramente parto dalla Genesi all'Apocalisse, perché è tutto un discorso, è tutto intrecciato, è tutto unico, è un riferimento chiama l'altro ed è meraviglioso. Se tu vai in Matteo capitolo 17, c'è una grande verità. Ed è un fatto storico, non è un qualcosa di forse è successo, no, è successo, c'è la trasfigurazione di Gesù Cristo. La trasfigurazione di Gesù Cristo ha veramente tanti significati.
allude soprattutto al rapimento della Chiesa, a quello che succederà durante la grande tribolazione, ai due testimoni, quindi i due ulivi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma per farla proprio, per renderla molto pragmatica, oltre a tutto questo, vuol dirci qualcosa di molto importante che si ricollega esattamente a quello che abbiamo letto. Perché a un certo punto c'era Gesù e soprattutto si pone enfasi sul fatto che appaiono due figure. Uno era Mosè e uno era Elia. La domanda del milione è: perché Mosè, perché Elia e perché non qualsiasi altro personaggio della scrittura, che ci sono stati fior di personaggi della scrittura che sono stati santi uomini di Dio, tant'è che uno fu pure rapito, Enoch. Anche Elia fu rapito, amen. Ma perché Elia e non Enoch, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Lo ha detto qua, nel verso 17, parla di legge e parla di profeti. Mosè diede la legge, quindi Mosè rappresenta la legge. Ed Elia rappresenta i profeti. Chi come Elia? Quale profeta fu rapito? Nessuno, l'unico che fu rapito fu Elia, dei profeti. Poi ci furono altri rapimenti, gloria a Dio. Ma Elia fu rapito come profeta. A un certo punto, noi ormai, come cristiani del 2016, abbiamo fatto l'abitudine a tutto, ed è giusto. Però è bene anche soffermarci e riflettere. Noi leggiamo a un certo punto, è come se qualcuno dice, no? È scritto nell'Antico Testamento, fai questo, ma io ti dico però, come tu mi dici? Oh, è lo scandalo. Mo' perché l'ha detto Gesù, ma se lo farebbe un altro, è scritto, la parola di Dio ti dice, però io ti dico. È scandalo, qui è da lapidare. Ecco qui che Gesù è Dio. Perché qui abbiamo Mosè, abbiamo la parola di Dio nella legge, abbiamo la parola di Dio nei profeti, e quello che dice Dio è sì e amen, e arriva Cristo e dice, avete letto? Ma io vi dico. Che meraviglioso è questo grande Signore che si è incarnato e che cosa ha fatto? Ha annullato quello che ha detto Mosè ed Elia, così non sia, ma gli ha dato il vero significato. Prima si doveva fare punto e basta, ed era quello, era qualcosa di materiale. Oggi si continua a fare, ma quello che si fa deve essere fatto col cuore. È scritto nei proverbi, sopra ogni guardia, guarda il tuo cuore. Gesù ha detto, io voglio il tuo cuore. Dobbiamo fare, va bene fare, è giusto fare, ma io voglio che voi vi amiate gli uni gli altri, e nessuno può amare suo fratello se prima non ama il Dio. Benedetto è il nome santo del Signore. E questo è quello che il Cristo, che è Gesù, è venuto a scrivere la legge e i profeti che prima erano scritti in carta, egli è venuto a scriverli nei nostri cuori. Ecco perché chi è nato di nuovo automaticamente riceve lo Spirito Santo. Quindi tutti i nati di nuovo hanno lo Spirito Santo. Ma dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, dobbiamo poi ricevere la pienezza dello Spirito Santo, che è il battesimo dello Spirito Santo. E poi dobbiamo camminare in questa via, che è grandemente combattuta. E a me mi ha toccato il cuore quello che ha letto la sorella Daniela stasera in Luca 18, dal verso 34 o 35, che dice, praticamente rappresenta uno che non ha Gesù. E come lo rappresenta? Come cieco e mendicante. Tu dici, ha detto Cristo nell'Apocalisse, di essere ricca, ma in verità sei povera. Tu dici di vedere, ma non vedi, mettiti del collirio. E quindi senza Cristo magari si pensa di essere ricchi, ma si è mendicanti, si è ciechi. Benedetto il nome del Signore. E quando qualcuno si accorge di questo stato misero, che fa? Va a Cristo, alza le mani, si mette in ginocchio. Ma mica il diavolo sta lì a guardare. Eh no,
Che ha scritto Luca 18 dal 34 in poi? Fecero del tutto per non farlo arrivare a Cristo. Il diavolo, il tuo io, farà del tutto per far sì che tu non arrivi a Cristo, perché in Cristo c'è vita eterna, c'è libertà, c'è gioia, non vuole che tu vai lì e ti farà la guerra. E noi a parole siamo forti, ma poi a fatti non siamo forti. Perché? Perché senza Cristo non possiamo fare niente. Ma se Cristo è con noi, allora ogni cosa posso in colui che mi fortifica, perché Gesù ha vinto per noi. Se Gesù, Romani 8:31 dice, se Gesù è con voi, ma chi sarà contro di voi? È qui il punto, è la fede che è tanto combattuta. La fede ci darà filo da torcere. Finché saremo in questo mondo, dovremo combattere con lo scudo, e questo scudo l'avversario ce lo vuole togliere, ci vuole togliere l'elmo, ci vuole togliere la spada che è la parola, ci vuole togliere i calzari che è l'Evangelo, che la preparazione del credente viene identificata dai calzari. Amen. E quindi le avversità, tutti i problemi dipendono tutto dalla fede, e la fede è tante cose, tra cui conoscenza. Conoscere Cristo è per teoria e per pratica. Benedetto il nome del Signore. E questa è una via meravigliosa. Ma poi Gesù è andato da quel cieco e gli ha detto: sì, lo voglio. Perché è scritto quello che ha detto Mosè, lo ha detto Dio stesso. Quello che hanno detto i profeti, lo ha detto Dio stesso. E Cristo, che ha dimostrato di essere Dio con queste parole, ha detto: io vi dico, fintanto sarete in questo mondo, riconciliatevi gli uni gli altri. E voglio terminare con qualcosa che si trova scritto nel verso 19 e il verso 20, qualcosa di molto importante. In questi due versi stiamo parlando di persone salvate, di persone che vanno in cielo, di persone che non vedranno la morte. Però Gesù parla che in cielo ci saranno, qui in questi due versi, due tipi di persone: quelli che chiameranno piccoli e quelli che chiameranno grandi. Alleluia! Cristo è vivente. Gesù ci ha chiamati per essere grandi. Ma c'è il libero arbitrio, dipende da noi. E chi avrà creduto in questa parola, avrà messo in pratica questa parola, avrà insegnato questa parola, non serve salire su un pulpito, si comincia dalla propria casa, sarà chiamato grande. Ma che vergogna nel tribunale di Cristo, Seconda Corinti capitolo 5, apparire in quel tribunale e perdere il premio. Gesù non ci ha chiamati a perdere il premio, Gesù ci ha chiamati ad acquistare gratuitamente questo premio e a far sì che possiamo acquistarlo gratis, grande e non piccolo. Questa è la fede, questa è la conoscenza, questo è ciò che ci incoraggia, questo è ciò che ci fa combattere. E siccome cadiamo tutti quanti, dice la scrittura, non voglio che tu cadi, ma se sei caduto, e sono caduti tutti, è caduto Pietro, è caduto Paolo, tutti sono caduti, ma se sono rialzati, alleluia, Cristo vive. Amen. Gesù ci chiama per rialzarci, alleluia, perché vuole farci arrivare fino alla fine, che è quel regno celeste. Tanto più che noi siamo quella generazione, se non moriamo prima per qualche cosa, ma non di certo per vecchiaia, non sappiamo il giorno e l'ora, ma il tempo sì, siamo quella generazione che sarà rapita. È questa la generazione. Non sappiamo quando, il giorno, l'ora, l'anno, chi lo sa, nessuno lo sa, ma il tempo il Signore ce lo ha detto. Quando voi vedrete queste cose, quando voi vedrete il fico che è Israele, quando voi vedrete l'apostasia, quando voi vedrete che tutte le chiese, quando voi vedrete che il mondo, quando voi vedrete che i governi, quando voi vedrete i terremoti, segni nel cielo, segni nel mare, segni nei fiumi, segni nella terra, segni nella chiesa, segni in Medio Oriente, segni in Israele, segni in tutte le genti, quando voi vedrete tutte queste cose, alzate gli occhi al cielo, quella generazione, alzate gli occhi al cielo, perché la vostra redenzione è vicina, cioè siete arrivati, alleluia. Ebbene, cari fratelli, questo è quello che Gesù ci ha detto, e noi ci crediamo, e quindi lo vogliamo ringraziare e lo vogliamo lodare. Quindi io vi invito a venire davanti tutti quanti, chi lo vuole, mentre la sorella Paola ci guiderà nella adorazione, nel ringraziamento, nella lode, e gloria a Dio. Santo